termine a 2-2 al Mariani Pavone tra Pineto e Cinzia Albalonga nell'ultimo match prima della sosta natalizia. Le due squadre si dividono la posta in palio al termine di una partita combattuta e giocata a viso aperto. Ospiti che si fanno preferire in avvio, Pineto che esce alla lunga e confeziona il gol del sorpasso, senza però riuscire a portare a casa l'intera posta in palio. Ad approcciare meglio la contesa sono i laziali, che in avvio si fanno pericolosi con le incursioni dalla sinistra di Spano, che al decimo per poco non sorprende Mercorelli. La gara si sblocca al 18esimo, quando Pepe commette fallo in area su Cardella e per l'arbitro Barbiero ci sono gli estremi per il calcio di rigore, che lo stesso Cardella calcia alla perfezione, spiazzando dagli 11 metri Mercorelli e siglando il vantaggio per i laziali. Ospiti che sulle ali dell'entusiasmo potrebbero siglare anche il raddoppio un minuto più tardi, ma Spano da ottima posizione spreca incredibilmente calciando al lato. Brividi per i biancazzurri, che però potrebbero rifarsi al minuto 23. Van Ransbeck trattiene per la maglia Camplone e viene ammonito. Sugli sviluppi del calcio di punizione della Quercia serve in area Ciarcelluti, che si coordina bene e costringe la difesa al miracolo con Santilli battuto. Nel finale di primo tempo Van Ransbeck già ammonito, ferma così della Quercia, ma Barbiero di Campobasso grazia il centrocampista laziale risparmiandogli il secondo giallo e il conseguente rosso. Nella ripresa il Pineto cresce e la manovra più fluida dei biancazzurri porta al pareggio. Bell'azione corale al 14esimo con Tomassini, che cerca la sponda di testa in area di Di Giovacchino a prolungare per Ciarcelluti, che consegna il pallone di ritorno all'attaccante biancazzurro per il tapin vincente, che vale il pareggio e il ritorno al gol per il centravanti. Il Pineto insiste e al 28esimo confeziona anche il sorpasso con Bugaro, che è appena entrato a rilevare Ciarcelluti si mette subito in mostra. L'esterno, direttamente su calcio di punizione, riesce a trovare il pertugio giusto tra le maglie della difesa laziale e insaccare il filtrante all'angolino, dove Santilli non può arrivare. Ma la Cinzia Albalonga non ci sta e si rifà subito sotto. Al 34esimo Mercorelli riesce a chiudere in extremis su Cardillo, ma due minuti più tardi l'estremo locale nulla può su Panaioli, che raccoglie la verticalizzazione dalle retrovie e deposita la sfera in fondo al sacco per il definitivo 2-2. L'ultimo acuto al 42esimo è per gli ospiti, ancora con Panaioli, che di testa prova il controsorpasso senza però riuscirci. Termina così con un pareggio giusto tra due squadre che lotteranno per le zone alte della classifica. Ora qualche giorno di riposo in attesa della ripresa del campionato il prossimo 6 gennaio. Sono affrontate secondo me due ottime squadre che hanno provato a giocare e a vincere la partita. Ci sono state, ecco, delle fasi un po' alterne dove magari nella parte iniziale ha comandato l'Albalonga, poi noi siamo venuti fuori dopo aver subito il vantaggio della squadra ospite. Abbiamo pressato, recuperato palla alta e abbiamo sfiorato anche il pareggio nel primo tempo. Nella seconda parte della gara abbiamo giocato sulla metà campo avversaria e per mezz'ora nel ribaltare la partita teniamo in pugno la gara. Poi sicuramente qualche giocatore aveva qualche problema fisico, l'ho tenuto in campo fino a quando non mi ha chiesto il cambio. E tutto, diciamo, è scaturito quando abbiamo perso in uscita una palla importante e abbiamo subito un'occasione clamorosa da parte della squadra avversaria. Poi l'ultimo quarto d'ora sinceramente qualcosina abbiamo sofferto, perché la squadra non aveva più l'equilibrio iniziale e di fronte a una squadra organizzata e con giocatori di gamba come l'Albalonga abbiamo stretto i denti e abbiamo portato in porto un pareggio, un risultato positivo che abbiamo meritato perché abbiamo fatto un'ottima prestazione. Ho fatto tutte e due squadre una buona partita, tutte e due alla ricerca della vittoria. Dispiace forse perché venire comunque a Pineto e creare i presupposti per fare più di un gol già nel primo tempo e non sfruttarli, dispiace perché comunque la squadra aveva prodotto occasioni importanti, non siamo riusciti a raddoppiare, comunque a provare a mettere un po' più in sicurezza il risultato. Poi c'è stato il secondo tempo ovviamente, comunque ce l'aspettavamo del Pineto, addirittura poi ci siamo trovati sotto di un gol e lì poi i ragazzi sono stati veramente bravi, perché queste sono partite che quando poi vai sotto dopo aver fatto bene il primo tempo molte volte si perdono, invece
l'abbiamo rimessa in piedi e fino all'ultimo, sia noi che loro, abbiamo provato a vincerla.